Vorrei augurare a tutti i fratelli e a tutte le sorelle della nostra Chiesa Lucare di godere dell'annuncio della risurrezione, come Pietro, che era davvero sconvolto di fronte a ciò che le donne gli avevano raccontato. E poi Pietro è andato al sepolcro e ha visto che la tomba era davvero veramente vuota. E questo è stato il segno che ciò che il Signore gli aveva confidato in tutti gli anni in cui ha potuto gioire della presenza del Signore erano parole che avevano un fondamento. Il Padre non avrebbe potuto abbandonare Gesù nel sepolcro. E questa è la testimonianza che gli avvenimenti di Gerusalemme erano veramente l'apice di quell'amore di Dio verso il suo popolo, ma verso tutta l'umanità. Dio non vuole abbandonare l'umanità. E la risurrezione è il segno che il Padre non soltanto si preoccupa dell'umanità, ma insieme al Figlio suo sono presenti nella storia e desiderano camminare con l'uomo nella storia, mettendolo nella condizione di poter essere davvero protagonista non solo della propria vita, ma soprattutto della storia contemporanea. È un grande annuncio che vorrei potesse raggiungere tutti gli uomini e le donne della nostra diocesi, soprattutto i giovani, perché tante volte fanno fatica a sapere qual è il senso più profondo della propria esistenza e tante volte si lasciano guidare da apparenti proposte di libertà che conducono, come sappiamo, a tante forme di dipendenza. Solo Cristo può rendere viva l'esperienza umana di ciascuno di noi. E i giovani vogliono vivere, come il Papa ci ha ricordato nella sua esortazione apostolica in forma di lettera ai giovani, il Papa ha ricordato loro che Cristo vive e in Lui c'è la pienezza della giovinezza. Ecco, auguro a tutti di poter vivere, al di là dell'esperienza quotidiana, al di là dell'età, di sperimentare che solo con Cristo noi possiamo essere giovani sempre.